luci sono serrate. Siamo pronti! Fuoco! Giù dai pesci! Pronti a ruggire! Avevate male! Una bella bordata! Pronti! Fuoco in arrivo! Ho chiamato i rinforzi! Fuoco! Facciamo di corsa! Fuoco! Fuoco nemico! Abbiamo subito danni! Forza! Diamo fuoco alle polveri! Sta affondando! Vado dritti verso l'inferno! Fuoco! Ricaricate! Li colpiremo! Fuoco! Stanno ricevendo da parte! Sarà pericoloso. Edward, fare il pirata è pericoloso. Non pagherebbe tanto altrimenti. Perché non entri nella Regia Marina? Avresti una paga certa e da gente onesta. Al diavolo i signori della Marina. Per ogni scellino che danno a me, il capitano ne prende 600. Non è così che si fa fortuna. Non ci serve una fortuna. Non è per bisogno, Caroline. Voglio del cibo che sia decente. Voglio dei muri che proteggano dal vento. Voglio una vita decorosa. Quanto pensi di restare laggiù con quei pirati? Un anno, direi. Due al massimo. Va bene. Non più di due. Promettilo.
andata bene anche a te. L'Havana. Devo andare a L'Havana. Bene, allora costruirò un'altra nave. Ti pagherò. Non è questo che interessa a voi pirati. Ti darò 1000 corone. Vai avanti. Lo farai oppure no? Ma non hai il denaro qui con te, vero? Dannati pirati del cazzo! Ora ti prendo, furbone! Forza, amico! Inizi col piede sbagliato! Sono più di 100 leghe da qui a L'Havana! Vuoi camminare fin là? Sta correndo. Insieme si può sistemare tutto!
avvicinare! Signor Duncan Walpole, accetto la vostra generosa offerta e attendo con ansia il vostro arrivo. Se davvero siete in possesso di ciò che bramo, vi ricompenserò più che degnamente. Anche se non conosco il vostro viso, suppongo di saper riconoscere le famigerate vesti del vostro ordine. Quindi venite a Lavana in fretta, confidando che vi accoglierò come fratello. Sumas humilde servo, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Signor Walpole, mi aspetta la ricompensa. Quella goletta non trappe l'ole. Per non farti saltare le cervelle. Il mio zucchero, prendete pure tutto. Quella goletta andrà bene. Il gruppo d'oro si trova già a Kingston e ora dobbiamo portare questa bagaglia. Taci, pirata schifoso. Presto penderai dalla forca. Signor, non c'entro nulla con l'attacco. Io e la mia ciurma eravamo all'ancora a rifornirci d'acqua. Fermi! Prendeteli!
motivo per non farti saltare le cervelle. Il mio zucchero, prendete pure tutto. Ah, pagherò. E qualsiasi cifra. Zucchero, prendete pure tutto! Stop the bastard! Grazie a Dio, signore. Sono salvo. Io vi devo la vita. Quella è vostra? È la mia nave, sì. Ma lì giace il suo capitano. E io non so condurla per mare. Posso farlo io stesso, tranquillo. Non vorrete fuggire con la mia nave, vero? Sono Duncan. Il vostro nome, amico? Steed Bonnet. Bene, signor Bonnet. Che rimanga fra noi. Sono in missione segreta per conto di Sua Maestà il Re, Dio lo protegga, e devo arrivare a L'Avana al più presto. Ah, che sollievo, signore. L'Avana è anche la mia meta. Le strade si uniscono. Siamo alleati, dunque. Ah, ne sono lieto. E dire che vi avevo preso per un pirata. Davvero? Già, avete un insolito modo di comportarvi. Svelto e diretto, se posso dire. Mi avete spaventato. Ma tutto considerato, si direbbe che sia stato il mio giorno fortunato, esatto? Senza barca a remi, temo che dovremo nuotare fino alla nave. Può succederci molto di peggio. Bel colpo. Benvenuto a bordo, Duncan.
È una modesta coletta, ma è perfetta per lo scopo. Trasportare carichi dalla mia piantagione. Andrà benone. Il vento si è alzato ormai. Spieghiamo le vele, d'accordo? Ah, sento già il vento tra i capelli. Che goduria. È un grande piacere sentire e annusare l'oceano. Profuma di opportunità. È un buon modo di vederla, già. Le abbiamo spiegate per bene, mi pare. I marinai erano molto agitati all'idea che i pirati razziassero queste acque. Sono un pericolo, secondo voi? È possibile. Ma quasi tutti i pirati prediligono il canale sopravvento fra Cuba e Spagnola. No, chiaro, sì. È uno stretto frequentato. Ma non mi preoccupo di essere assalito dai pirati, a dire il vero. La mia nave è piccola e non trasporto nulla di valore. Canna da zucchero e derivati, melassa, rum, questo genere di cose. Non esiste pirata al mondo che direbbe di no a un barile di rum. Beh, sì. Sì, suppongo sia vero. Voglio ogni metro di vela! Reggetevi forte! Siete un capitano nato, Duncan. Ho imparato i trucchi del mestiere tempo fa. 2 anni di esperienza come corsaro. Dio mi fulmini! La vostra è una vita avventurosa, se posso dire. Ricca di avventure. Che invidia! Ho visto un buon numero di stranezze, sì. Lavoro. Prometti bene. Va bene, calma ora. Eccoti qui. Bentornato. Bene, i valori sono buoni. Speriamo di non averti fuso il cervello. Muovi la testa e guarda le luci, proprio qui. Guarda su. Ci siamo. In giù. Fin qui va bene. Ora tirati su. Bene, benvenuto al progetto Campione 17. Prima di cominciare, ti servirà questo. Ci siamo. Prova, 1, 2, 3. Ehi, bonjour. C'est bon? Funziona? Ok, facciamo un giro. Dal file risulta che hai già esperienza coi ricordi, ma non a questo livello. Resterai sorpreso. Sei molto bravo. Il flusso di dati è già stabile. Notevole, vero? Questa struttura ha a malapena 6 mesi, ma l'Abstergo Entertainment ci sta lavorando da alcuni anni. Dal 2010. Penso che la madre di sua nonna materna fosse asiatica. Hai mai visto Liberation?
il primo titolo prodotto dal Team Animus. Quella era solo la punta dell'iceberg. Presto presenteremo i nuovi server Animus in tutti i paesi del mondo. E offriranno esperienze passive, certo. Varianti modificate della storia, ma solo le parti divertenti. E pensiamo di aver trovato il tema perfetto per il nostro primo prodotto virtuale. Pirati dei Caraibi! Ecco il tuo compito. Ci vorrà un minuto, ok? Dobbiamo informarci su quell'azienda di sicurezza di Chicago. Bene, grazie Nancy. Bonne journée. C'est bon, t'étais prêt. Magnifique, merci. Questo è tuo, lo strumento base del lavoro. Il trasmettitore. Accendilo e dai un'occhiata, è facile. Avrai notato che la sicurezza è ridotta in questa sezione, perché è il trasmettitore che autorizza i tuoi movimenti. Vedi il segnale wireless luminoso? Sei agganciato all'ascensore. Ti lascio questo onore. Siamo diretti allo studio del campione 17, secondo piano. Pronto? Andiamo. Ah, ecco il boss, Olivier Garnoux, il nostro capo, te lo presento. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Bene, grazie. Conosci il nuovo acquisto? È iniziato oggi. Ancora no. Bonjour. Quale progetto? Campione 17, stirpe Kenway. Ethan... Connor... Edward, il pirata. Ah, ciurma! Sarà divertente. Benvenuto a bordo. Mélanie, posso parlarti nel tuo ufficio un attimo? Certo, fammi finire questa cosa e arrivo tra 5 minuti. C'est bon. È stato un piacere. Sai, sul piano c'è il campione 17. Ci tuffiamo nei ricordi. Generoso donatore. Desmond Miles. Dobbiamo estrarre il meglio dal suo DNA e speriamo un giorno di creare esperienze fantastiche con quello che troveremo. Quelle gambe sono di John, uno dei maghi dell'IT. Sta sistemando una cosa per te. Non sistemo, calibro. Calibra, già. Ed eccoci qui, alla tua prima postazione Animus. È tutta tua, quindi siediti, rilassati e trovaci delle belle sequenze. Se hai bisogno di consigli, nell'Animus ho caricato dei programmi tutorial, così non avrai problemi. Tornerò più tardi all'arrembaggio. Benvenuto ad Animus Omega, il sistema di esplorazione dei ricordi ancestrali di Abstergo Entertainment. Se hai qualche domanda, commento o dubbio riguardo come usare al meglio il tuo Animus, contatta il supervisore del progetto, Melanie Lemay. Sei stato registrato come membro del progetto Campione 17. Il tuo soggetto di ricerca primario è Edward James Kenway, nato il 10 marzo 1693 a Swansea, Galles. Calibrazione completata, segni nella norma, sistemi a posto, trasmettitori extraneurali attivati.
è bello? Ci sono già stato una volta. Che incredibile piacere. Conoscete qualcuno? No, no, cerco solo di essere amichevole. Non voglio che mi scambino più per un pirata. Giusto. Una canaglia come voi deve stare attenta. Già. Pensare che Spagna e Inghilterra 2 anni fa erano in guerra. Ed eccomi qui, a fraternizzare con gli spagnoli come niente. Qualcosa non va? No, non è niente. Sabbia nei calzoni. Qual è la miglior taverna in città? Devo fare un riposino. O una siesta, dovrei dire. Io sto andando in un pub per incontrare dei mercanti. Potrei mostrarvi la strada. Bene, andiamo. Spero che aspetterete mentre tratto l'affare. Sarebbe un sollievo avere un uomo della vostra statura accanto nel caso di incomprensione. Posso farlo. E gradirei da bere. Splendido. Da bere. Qui ci vanno giù pesante con i pirati, vero? Chissà quanti real l'hanno rubato per finire in quel modo. Hola, signore. Conoscete queste dame? No, bisogna pagare per quel privilegio. Qualche dozzina di real per ogni ora di conoscenza. Volete provare? Santo cielo, no, sono un uomo sposato. I mariti sono il loro forte, amico. Llévense uno de estos ejemplares mientras aún me quede. El bacalao está de oferta, a ver lo que dura. Ah, un vero estimatore della difesa personale. Dovrei procurarmi una lama d'acca, come avete fatto voi. Questa ferraglia non è niente di che. Eppure sembro un micetto a camminarvi accanto. Forse mi ci vuole un pugnale. Vediamo che cosa vendono. Prenderò anche una spada, così saliremo di grado. Oh, che gran coppia saremo noi due, diavoli gemelli! Datemi qualche real, su, amico. Ti ho salvato la pelle. Ah, sì, ma certo. Salute. Questa è più adatta a me. Avete scelto? Mi potevo permettere solo un piccolo coltello, purtroppo. Beh, meglio di niente. Oh, accidente. Ho sbagliato strada, Duncan. No, tranquillo. Trovo un punto migliore. Che stiamo cercando? È una taverna con una specie di cortile interno. Secro auxilium medico. Se c'è fornicazione o desiderio. Ti aggravete di un mar de maravillas. ¿Está loco o bebé? Disfruta de mi música y dame algo. Per la miseria, siete agili. Ogni dito è un uncino. Ecco come riconosci un marinaio. Sì, bella osservazione. Ah,
Forse ho visto il posto. È qui vicino. Para, para. Restate lì. Mi ha rubato tutto, signore Dio. Ora che faccio? Non respiro. Mi è scoppiato. Fermo, o ti spacco le gambe se ti prendo. Spero che non tarde molto. Necessito il pescato per... Ti sto alle calcagna, verme. Eccomi qui! Olga! Non farti inseguire per tutto il porto! Enough of your breathing! Fermo! O ti spacco le gambe se ti prendo! Ti sto alle calcagna, verme! Eccomi qui! Non farti inseguire per tutto il porto! Che? Hai derubato l'uomo sbagliato. Ha amici molto pericolosi. Per Giove siete vivo! Certo che sì, era solo un ladruncolo. Sì. Dove stavas destinato? Siamo arrivati. Andate con calma, aspetto qui. Tra questa feccia è bello incontrare un gallese. Sono inglese. E non mi muovo da qui finché non scoppia un'altra guerra. Il buon re Giorgio è fortunato a poter contare su un imbecille come te. Oh! Ehi! Ehi, tu! Conosco la tua faccia. Eri insieme a quei pirati giù a Nassau. Chiudi quella cazzo di bocca o la riempio di piombo, è chiaro? Edward, vero? Se vuoi una ripassata ci penso. Forza, uomo. Ho visto vecchiette più forti di me. Seguitasi. Sì,
¡Evacuad la zona! ¡Viene il soldado! ¡Corre! ¡Ay, mi lasciate qui! ¡Tornerò presto! ¡Perro inglés! ¡Intentas dejarlos atrás, cuidado!